Buonasera. Benvenuti a tutti quanti in questa roba. Board Game Live su Dice Italia. Iniziamo. E ci siamo, vediamo se la becco giusta. Non l'ho beccata. Beccata giusta al primo tentativo, signori. Già volano corbellerie. Non è vero, non era il primo tentativo. Non era decisamente il primo tentativo. Allora, benvenuti. Stasera non giocheremo a Transmissions. E quindi benvenuti in questa nuova Board Game Live. Ora, il gioco lo doveva studiare Bernie, ma Bernie si è dimostrato incapace di portare a termine anche questo semplice compito. E quindi esatto. Tocca a me, che invece sono qui a salvare la situazione e a soprattutto a inimicarmi tutti con le mie parole. Sara, mi schiererò con te. No! ora, Transmissions. Questo gioco è basato su alcune illustrazioni fatte da un artista, da cui ho detto, bello, figo, facciamoci un board game. Ho finito la lore e l'ambientazione del gioco. Ah sì? Letteralmente nel manuale non è mai spiegata l'ambientazione del gioco. Vabbè, ma non ti sei informato sul videogioco, cioè sei proprio scarso. No, allora, la questione è che sono questi robottini che abitano in questo mondo un po' abbandonato, dove la natura sta un po' riprendendo il sopravvento, e questi robot sono un po' come dei bambini, vogliono imparare il mondo, vogliono comprenderlo, esplorarlo, ma diciamo che è come avere a che fare con dei bambini. Per questo infatti sono tutti un po' rappresentati come dei bambini, hanno tutte delle fattezze un po' di dimensioni, e hanno atteggiamenti anche come da bambini, con dei giocattoli, piuttosto che, cioè, guardate questo qua. Questo è un bambino triste. Ora, ognuno di noi sarà uno di questi robot. Quello che si deve fare è in questo gioco è abbastanza semplice, bisogna accumulare punti vittoria. I punti vittoria si possono fare in diversi modi. È competitivo, giusto? È un competitivo. E bisognerà puntare a recuperare risorse per spenderle e utilizzarle per acquistare carte o altre cose. Ora, bisogna... Non so perché questa parte non l'hanno fatta dell'allestimento. Di solito te la fanno. Bisogna allestire. Questa è la zona dello store degli oggetti e delle idee. Cosa carina, se vedete, venite sulla mia plancia blu. Quella. Okay. Non è che questo giocatore sia l'unico senza tre carte sotto? Me le sono già prese in mano. Ah, ok. Praticamente la plancia di un giocatore ci identifica un pochettino che cosa, le caratteristiche di vari robot. Ah, una cosa particolare, noi possiamo muovere uno qualsiasi dei robot, o meglio, le carte che abbiamo in mano ci dicono quale robot possiamo muovere. In pratica, le pedine dei robot non sono nostre personali, sono comuni. Ok. Noi siamo la mente alveare. Diciamo che noi muoviamo i vari, tutti e quattro i robot, o meglio, possiamo scegliere quale dei quattro robot nel nostro turno muovere giocando una delle carte che abbiamo in mano. Per esempio, facciamo un esempio, prendo una delle carte che ho in mano io. Questa carta, per esempio, ti dice, scegli uno dei quattro robot, uno dei quattro colori. In alto a sinistra vedete che ci sono tutti e quattro i colori. No, aspetta, scusa, non stavo ascoltando cosa hai detto. Questa carta, per esempio, è un jolly, ti permette di muovere uno qualsiasi dei robot, come appunto hai segnalato. Quindi, nel nostro turno, quello che andremo a fare sarà principalmente questo. Nel proprio turno si sceglie un robot da muovere. Si gioca una carta e poi si fa un'azione sul luogo con cui dove arriviamo con il movimento. Ognuno dei robot ha un movimento diverso. Come vedete, guardate qui nella planchetta mia, per favore,
Sara. Sì. Come vedete nella planchetta mia, a fianco in alto a destra rispetto a ognuno dei robottini ci sono delle diverse caratteristiche che ci dicono di quanto si muove il robot. Di base. Il robot si muove sempre minimo di 1 e poi può muovere fino a. Quindi il primo robot può muoversi di 1, di 2, il secondo di 1, 2 o 3. L'ultimo robot che si muove da 4 si muove di 1, 2, 3 o 4. Ok? Ok. Ok. Poi ognuno di noi inizia con equipaggiate. Lo vedete, ce l'avete, avete una mini pila in alto a sinistra rispetto alla vostra plancia. Ognuno di noi ha due idee. Queste qua sono le idee. Sono dei mini poteri. Ok. Che man mano possiamo ottenere durante il gioco. Possiamo acquistarle. Mm. I poteri li devi equipaggiare. Devi scegliere su quale robot equipaggiarli. Quindi, se io lo equipaggio su questo robot, vuol dire che questo robot, quando io lo attivo, ho anche il potere. Usa un'energia fulmine per ottenere o una risorsa gialla o una risorsa bianca. Le risorse, a parte l'energia che è fatta dal fulmine, i cubotti vengono chiamati engrammi. E come? Engrammi. Traccia di memoria. Rimasugli di memoria. Perché? Perché in realtà noi siamo dei robot che stanno cercando di ricordare, stiamo cercando di ricordare, di riottenere ricordi, di comprendere il mondo che c'è attorno. Essendo robot, in realtà la conoscenza già ce l'abbiamo, solo che non ce la ricordiamo. Dobbiamo riottenerla. Questa è la combinazione di ambientazione. Assegnare le idee è un'azione, lo posso fare liberamente, cambiare? Appena li ottieni, tu devi assegnarla. Se non la sei obbligato, non puoi aspettare. Quindi queste due sono nel settaggio iniziale. Adesso la nostra prima fase, prima di iniziare il primo turno, sarà di scegliere dove metterle. Una volta messe lì restano. Una volta messe lì restano. Adesso vi prendo un esempio. Adesso prendo per esempio l'oggetto cappellino. L'oggetto cappellino, quando lo acquistate, deve essere per forza messo da qualche parte, quindi ruba spazio ad altre idee. Ok. Cioè in questo caso qui ho spazio solo per altre due idee o un altro oggetto. Ok? Sì. Claro. Ovviamente i vari oggetti ti danno dei punti vittoria alla fine. Questi qua nella lampadina sono i punti vittoria, banalmente. Okay. Nelle lampadine c'è sempre scritto i punti vittoria che ti dà. Il cappello, per esempio, sotto ha delle risorse, è il prezzo? È il prezzo per acquistarlo. Okay. Ok. E ti dà uno o tre punti vittoria? Ti dà uno se ne hai uno dei cappello. Se invece ottieni due cappelli, hai ognuno dei due vale tre punti vittoria. Sulla tua plancia o sullo stesso personaggio? Sulla tua plancia. Anche okay. Perché come fa a mettersi due cappelli? Chiedilo a Dobby. Il problema è quello. Fammi indovinare, se riempiamo tutti gli spazi facciamo i punti che sono messi, esatto, a sinistra. Potete fare anche 8 punti. C'è anche una cosa carina. Vedete che sul cappello ci sono due farfalle blu posizionate sul cappello? Mm-hmm. Questo perché a fine partita, oltre ai punti che il cartoggetto vi fa, come vedete, qui sopra faranno dei punti bonus. Il numero di farfalle per il numero di uccellini uguale punti vittoria. Okay. Vuol dire che se una delle due caratteristiche è 0, potete avere anche un 12 per 0. 0. Quindi conviene avere un po' di entrambe. I punti quindi si fanno completando i personaggi, acquistando oggetti, oppure anche con altre carte. Per esempio con le carte... Non le messe. Pardon. Mi mancano... A meno che non siano già sulla plancia, ma non le vedo. Che cosa ti mancano? Le tubature, queste qua. Non mi sembra che ci siano. Vedo una tubatura di fianco a ogni giocatore. Aspetta! No, queste sono carte. Ognuno di noi ne ha una. Ma no, teoricamente c'è il mazzetto. Non sono qua dentro? Qua! Mamma mia, scusate, non ci avrei neanche pensato. Ok, bravo. Allora, noi partiamo con questa prima carta.
questa prima carta che ci permette di iniziare le nostre condutture. Ogni tanto noi potremo recuperare delle condutture. Le condutture hanno degli obblighi di incastro. Tipo questa. La si può mettere, credo, solo qui. Scusa, no, si può mettere anche così. No, nel senso solo con il lungo, mentre il corto può funzionare così. Non si possono ruotare come escono. No, si possono ruotare. Perché si possono allora ruotare. La puoi mettere anche così. Non è specificato, da quanto ho visto, che sei obbligato. No. Ah, sì, invece sì. E poi magari controllo per sicurezza. In ogni caso, come vedete, c'è un uccellino. Si moltiplica. Quindi serve per il moltiplicatore. In più, le condutture, come vedete, questa vale 5 punti vittoria. Le condutture si comportano in modo particolare perché più sono, più le si mette, più fanno punti vittoria. Ma che cos'è? Cioè, noi facciamo le condutture per quale? No, veramente mi dispiace, questo è completamente astratto. Non c'è una motivazione spiegata per questo. Okay. Dove lo teniamo le condutture invece? Ognuno dei vari terreni, adesso vi vado a spiegare i terreni, non preoccupatevi. Ovviamente queste condutture, se non riusciamo a collegarle o non ci piacciono, possiamo semplicemente, quando la otteniamo, tenerla così e farà 4 punti vittoria fissi. Ok. Va bene? Altrimenti le si può giocare e vi leggo come... Una volta giocate restano fisse. Conteggia il collegamento più lungo, cominciando non dal proprio condotto di partenza, quindi non da questo primo svincolo. Conta il numero della serie più lunga di condotti collegati e ricevi punti come segue. Puoi ricevere man mano punti vittoria, sempre di più. Va bene? Mm-hmm. E ovviamente, questo ovviamente oltre a quanto ci hanno già di punti. Questo vale quindi 5 punti vittoria, ma se faccio un percorso lungo mi farà ulteriori punti a fine partita. Ok. Ci sono più modi appunto di ottenerle. E tra l'altro questa qui, 1, 2, 3 e 4. Non so perché non hanno preparato il... Forse è perché era difficile randomizzarlo. Sì. Adesso vi vado a spiegare i terreni. Perché alla fine... Quali terreni sul tabellone? I terreni sul tabellone, esatto. I terreni sul tabellone sono abbastanza semplici. Ognuno permette di fare un'azione diversa. Ora, partiamo con il luogo lago. Sul lago o il sul lago prato, lago. Quindi o su queste due, i due cespugli, perché noi ci muoveremo sempre in queste posizioni. Ok. Quindi o sul lago o sul cespuglio o sul prato, quello che succede è esattamente quello che è rappresentato. O prendi un engramma blu o due bianchi, altrimenti un engramma verde o due gialle. Risorse, banalmente. Okay. Possiamo avere al massimo 7 risorse nella nostra board. Le trovate qua. Le possiamo avere al massimo 7. Se ne abbiamo più di 7, alla fine del nostro turno, scartiamo le eccedenze. Ok. Quindi in realtà possiamo accumularne 12. Non siamo costretti a buttare immediatamente appena acquistiamo. Ma alla fine del turno, massimo 7 le possiamo tenere nella nostra board. Poi, la stazione energetica, è forse la più semplice. La stazione energetica, queste due, ci danno più 4 energia. L'energia ci serve per i vari piccoli poteri. Poi, nella foresta, che sono queste due, puoi pescare due carte dalla pila degli scarti, questa, o dal mazza faccia in giù, o una e una, se si preferisce. Ok. Si possono guardare... Nel senso, però, dalla cima. Esatto, facciamo un esempio. Guardiamo quella che è già rivelata. Esatto, sempre dalla cima. Prendiamo quella che è stata rivelata. Queste sono delle carte istantaneo. Quando le usiamo, cioè le possiamo accumulare e poi le possiamo giocare. Possiamo tutto giocare il mazzo anche... è fatto di carte istantanee. Tutte sono istantanee. Queste della carta foresta, sì. Ok. Praticamente perché le possiamo giocare, un qualsiasi numero di carte foresta nel nostro turno, quindi le possiamo anche accumulare e la possiamo utilizzare appena acquistata. Ognuna di loro permette un potere diverso. Questa per esempio, credo che ti teletrasporti direttamente su una tessera lago
e ti fa ottenere due engrammi a tua scelta. Pensavo che ti tirassi un sasso addosso. Cosa? E Sara si tira un sasso addosso. Due robot non possono stare sulla stessa tessera, vero? Due robot non possono stare nella stessa tessera e in caso di movimento lo spazio occupato da un robot non è contato. Quindi questo robot, se si trovasse Ok, qui c'è e sta la deve cavallina. fare un movimento, inizia qua il movimento, Ok. ok? Ora, fatemi rimettere a posto. Ci sono poi È meglio che qua compri le tubature. sì, bravo E Fede, qua. vai, allora fallo tu, bravo No, campione. pensavo sembrava che si fosse avanti. Condutture, le condutture si possono comprare si possono comprare i condotti. Puoi comprare un condotto e devi spendere le risorse mostrate in basso a sinistra. Quindi il primo devi spendere due bianche e uno giallo, semplice, ok? Ok. Poi invece nella città e nella discarica si acquistano in città gli oggetti e si pagano nell'energia spiegata sotto, oltre agli engrammi messi sopra. Quindi questo costa 4 più 2 verdi. Ok, Ok? ma vedendo che il prezzo è scritto sul tabellone, vuol dire che queste carte circolano? Circolano. Se io acquisto questa, prima di tutto questa andrà scartata. L'idea? E sì. Ok. E tutte queste scalano. Ok, sarà molto divertente farlo Scusa, ma la parte sopra cosa vuol dire? L'idea? Ah, sì, una l'idea e l'altra l'oggetto, scusa, una Esatto, idea. questo è l'oggetto. Le idee si possono acquistare in discarica, puoi comprare un'idea. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi spendere l'energia, il costo in energia e il costo in engrammi mostrato sopra. Queste due, per esempio, non hanno costo per comprare l'idea. Queste. Quindi può convenire aspettare un momento e farle passare, ma devi stare No, attento aspetta, non ho perché, capito ok. cosa. A meno che non ti piacciono Non ho molto. capito cosa non ha posto per comprare l'idea. Questa qui non ha un costo. Cioè, a parte il 2 di energia, non costa altre cose, mentre qua costa un engramma o giallo o bianco più uno di energia. Ognuno ha dei poteri. Ragazzi, questo è un gioco con tanti piccoli poteri. Qua avete un glossario dei poteri. Io non ve li ricordo tutti, Però ci ho ce li dato una leggiamo prima letta. di iniziare. Sì, ci daremo una letta. Ci daremo la letta. E quindi qua acquisti le idee. Tutto chiaro? Ok, Yes. come si muovono? Cioè, che giro devono fare gli omini per Gli omini muoversi? fanno sempre un giro orario, in senso orario, per forza. Quindi, Una domanda foresta, rispetto. tubi, lago, di Esatto. A qua meno che fuori. non si comprano Ok. delle idee, non si hanno delle idee che permettono di fare cose diverse. Curiosità, la carta per esempio che hai mostrato te prima, quella che era un jolly. Questa. Sì, però vuol dire che puoi muovere un robot a piacimento su uno di questi due tipi di terreni? Aspetta che riprendo perché non mi ricordo se deve partire o finire. Te lo dico subito, ho Secondo un me dubbio la in questo momento. partenza. Non è la fine. Allora, se la carta mostra dei luoghi, muove un robot da uno di quei luoghi, quindi deve partire da uno di quei luoghi. Ah, Puoi attivare, Fede. quindi questo robot, puoi Non è Paul. attivarlo o dalla centrale elettrica, quindi posso usarlo su questo, per esempio, questo robot. O su quella del prato, quindi questo robot. Ma che io muovo o meno i robot, se sono già dove voglio fare le No, sei azioni. obbligato. Devi sempre giocare una carta, sempre muoverti. Ma Il posso robot muovere si un robot poi non uso per fare cose, ma ne Il uso un robot altro? che si muove è quello che si attiva. Come Ok. si attivano anche i suoi poteri speciali. Quindi Quindi sicuramente non farò l'azione, quasi sicuramente non farò l'azione di chi ha giocato prima di me, perché dovrò spostare il robottino. in che senso? sì, non Beh, qua ci posso. sono altri robot, magari lo insegui con un altro e ci arrivi, eh. Ci sono sempre due slot disponibili in ogni location. Ok. Ora, a parte la mappa che è bellissima, Sì. l'estetica è bellissima della mappa, vi ho praticamente spiegato il gioco.
Quanti turni sono? Cioè, com'è che è la fine della La partita? fine della partita si attiva in questi tre modi. Uno, si rimuove l'ultima tessera condotta da una qualsiasi delle pile. Queste. Io non so perché in Quelle non realtà l'hanno. sono tessere condotto. No, infatti sono queste qua, Luca, probabilmente vanno estratte tutte, messe tutte in queste quattro pile. Sì, le tessere condotte devono essere tutte estratte. Scusate, che non l'ha fatto. Escludate le tessere condotto, create 4 pile di 7 tessere. Rimetti tutte le tessere non utilizzate nella scatola. Quindi dobbiamo fare un'altra pila da 4 pile da 7. Quelle rimanenti le lasciamo nel sacchetto. Beh, allora rimettile tutte nel sacchetto e estrarle. Cosa cambia? Vabbè. E il bene lo fai te, lo faccio io, giusto per sapere. Faccio io. Ok, quindi se una delle pile, pardon, se una delle pile delle tessere condotto viene rimossa, se non si Ah, riesce no, più a non è così. riempire l'espositore con 4 oggetti e 4 idee. Ma le pile, scusami, le condotte devono essere fatte. No, beh, faccia in su, non ha senso che siano faccia in giù. Esatto. Ok. Perché non me le sovrappone? Non lo so. Perché devi farle una per una. O forse non No, l'hanno no. impiantato bene. Pezzi di merda. Eh Ti do una mano. sì che non l'hanno fatto, no, che due coglioni. Vabbè, ragazzi, mi dispiace. Quindi o È non si colpa riesce tua. più a rifillare il negozio qui delle oggetti e idee, oppure uno dei giocatori riempie tutti i robot sulla propria plancia con oggetti e o idee. Ok, quindi A quel o uno punto, qualunque degli elementi finisce o abbiamo riempito i robot. quel giocatore ha finito i turni. Tutti gli altri invece ne fanno ancora uno. Ah, non è bello. Credo che sia stato fatto per bilanciamento. Ho giocato meglio e quindi mi devi mazzolare. Ripeto, credo sia stato fatto per bilanciamento. Madmat, ti prego, Luca, dimmi che il tuo robot si chiama Bimbi. Purtroppo non abbiamo un robot No! anidrificato. Purtroppo non abbiamo un robot anidrificato. Allora, andiamo a fare degli esempi sulle tessere. Iniziamo dalla mia e poi man mano scendiamo a vedere tutte le altre. Delle tessere idea, parlo di quella. Allora, le tessere idea. Questo dovrebbe essere molto semplice. Posso convertire un engramma in un engramma blu in un engramma verde, Li hai senza. anche posizionati o devi decidere? No, li ho solo messi lì per farveli vedere. Quindi sc sì, scarta un engramma blu per far diventare un engramma verde. L'altro invece è spendi un'energia per ottenere o un engramma giallo o un engramma bianco. Scusa, curiosità, ma quando devi muovere? Tu giochi per esempio questa carta e muovi il robot, lo fai interagire, poi questa carta La scarti. va. O meglio, non è che la scarti, la metti sotto la tua pila. Devi sempre pescarne tre, ma questa la metti sotto la tua pila. Quindi Ok, quindi ne peschi, ne usi una e ne peschi un'altra, ne usi, ne peschi una. non le rimescoli, la metti sotto e quindi poi sai in che ordine ti arriveranno? Sì, ma ogni volta cambierà l'ordine in cui le usi, quindi. Perché Ok. dipende anche cosa fanno gli altri. Prendiamo quelle di Fede. Scusa, Fede, te le giro così le faccio vedere. Questo è da uno verde, scarti uno verde per ottenerne uno blu. Questo è quello particolare, Prendi particolare. un jolly con la pinza e prendi anche un giallo. Quando un robot guadagna engrammi, quando il robot guadagna Bianchi e engrammi gialli di qualsiasi tipo. dal prato oppure dal lago, Ma qui non c'è guadagna scritto. anche l'engramma indicato. Gli engrammi si raccolgono solo sul prato, solo sul lago, Allora quindi. perché scriverlo? L'hanno fatto. Quindi quando tu raccogli, raccogli uno in più, forte. Claro. Quello Okay. di Bernie è 2 di energia per ottenere un engramma.
che secondo me è figo comunque, perché spendi energia per ottenere altre cose. Un ingramma. E poi invece di muovere il robot, scarta un'elettricità per scambiarti di posto con un altro robot. No, aspetta, non so. Non c'è scritto questo. Qui invece di usare un altro robot. Invece di muovere il robot. E dove è scritto invece di muovere? Cioè, è scritto nella descrizione, sto leggendo la descrizione delle tessere. Dal regolamento. Ok, è che, cioè, perché mi metti i simboli se potevo leggere una cosa che non c'entra nulla con quello che c'è sui simboli. Ok, siamo alla fase commenti. Mi ridico cosa fa, anziché muovere un robot. Anziché muovere il robot, lo scambi con un altro robot. Vabbè, ma che te frega, Sara, è mia quella testa. Ti letteralmente ti scambi di posizione con un altro. Sara, i tuoi sono... questo qua raccogli nel prato, nel lago, quando raccogli ottieni anche un engramma bianco. Okay. L'altro invece è muovi il robot nella direzione opposta, ad esempio in senso antiorario. Ok. E con che criterio scelgo a quali robot mettere questi cosi? Perché io al parere mio, nella prima partita e tutto il resto, a caso. Ok, li devo mettere adesso oppure adesso, quando sarà adesso, il turno? Adesso. Ma non so neanche che robot andrò a usare. Ma come? Guardati le carte. Puoi guardare le carte che hai in mano. Sai che cosa, quale robot potresti andare a usare. Queste tre sotto sono quelle che dobbiamo prendere in mano, giusto? Svariati robot potrei usare. E lo sa, scegli. Cosa vuoi? Comunque ho finito la spiegazione. Se avete qualche dubbio chiedete pure. Molti, ma non te li dico. Possiamo spiegare anche quelle delle, vi spiego anche quelle delle di quelle giù? Sì. Allora, andiamo da destra. Allora, per uno, oddio, l'avevo visto, ecco. Usa una qualunque idea dal robot immediatamente a destra sulla tua scheda giocatore. Non puoi usarla per il punteggio di fine partita. Come, che è per il punteggio di fine partita? Perché le idee fanno fare punti? Usa una qualunque idea dal robot immediatamente a destra della tua scheda. Cioè, in realtà questo era abbastanza... Alexa, stop. In realtà è abbastanza semplice, scusate, faccio un esempio, lo metto qua. Se quando uso questo robot posso usare una delle idee del robot alla destra. Però non calcolarla per i punti a fine di vittoria vuol dire che non potrei riempire questa colonna? Esatto. Minchia. E come lo posso levare? No. È brutto. È brutto, però ti dà un sacco di libertà, perché potenzialmente quel robot ha accesso a quattro mosse diverse, cioè può fare tutto quello che ti serve. Quello più a destra o uno qualunque a destra? Cos'è che diceva? Quello a destra. A destra. Ma quello immediatamente a destra. Devi strutturartelo bene. Cioè, se io lo metto qui, posso usare solo questo, non posso usare tutti e tre. Esatto, solo questo. Se lo metti su quello rosso è un po' inutile. Beh, sei un po' coglione. Allora... Da, poi due di energia per ottenere un engramma blu, dai un engramma blu per ottenere un engramma verde, e questo è come quello che ha Sara. Turno in breve, puoi andare in senso antiorario. Gli oggetti danno solo punti a fine partita. Gli oggetti danno solo punti a fine partita. Quindi visto che il calzino ha tre lampadine, vuol dire che ci sono tre calzini. Sì, e se arrivi ad avere tutti e tre i calzini fai 8, 16, 24 punti vittoria. Già, okay. Però già, però assolutamente. Allora, dal punto di vista, secondo me, dei punti è molto caruccio. L'ambientazione, come vedete, è un pochettino ma inesistente. Ma, direi io li ho posizionati, non dico a caso, ma solo a caso. E quindi io non ho ancora posizionato. Allora, il metodo fatto. Per sapere chi sarà il primo a iniziare è un metodo che ci porterà via mezz'ora. L'ultima persona che ha inviato un SMS. Oggi io. Un SMS? Sì. Davvero?
Ok. Sì, ho inviato un SMS, devo inviare un SMS e ho inviato un SMS. Io ne ho inviato uno a tuo padre un po' di tempo fa perché non gli funzionava il cellulare e mi ha chiesto di fare una prova. Ma Ma credo che cioè, anche lui glielo. a quanto pare gli SMS hanno più ufficialità di altri mezzi. Sì. Allora, quindi Bernie, vai. La prima mossa Vado è dove? Cosa devo fare? scegli una delle carte che hai in Allora. mano, la giochi, Sì. muovi il robot e vai. Ma io non so che robot quello Sì, che sono un devo momento fare. spaesato, ma vabbè, proveremo. Allora. Oh, questo giallo volevo muoverlo io. Questo robot qui, qual è? Questo qui. Senso È questo orario qua, è è qua. così. Lo vedi che ha la Ok. pinna di velocità? Ah, è che volevo vederla di profilo, ma si giravano. Tendono a farlo. Scusa Luca, ricordami una roba. Dimmi. Gli engrammi scritti qui è il costo per prendere Sì, la esatto, tubatura? dobbiamo spendere esattamente il costo riportato, quindi in questo caso tre bianchi. Ah, guarda, qui ti ricorda il movimento. Eccolo qua. Infatti, c'ho delle carte in mano, dicevo quanto muovono, e la risposta era scritta sulla carta. Vai. Allora. Ok, io farei così. Userei questo qui qua. Qual è? Non ce l'ho, molto bene. Neanche questo. Molto, molto benissimo. Uno. Figa. Sto già a pecora, oh. Ma non è possibile. Ma scusa. Vabbè, no, dai, uno di questi qui. Cosa fai? Allora, se Giocala io te. gioco questa. Devi scegliere uno di quelli che parte o da qui, quindi o questo o questo. Ok, quindi non cambia un cazzo. Uguale. Allora, vabbè, però io ho delle risorsine di partenza che volevo sfruttare questo potere qua, che è di quello, Questo qua. questo qui. Ok, quindi vabbè, cominciamo a fare questa roba qua. Quindi io muovo lui fino a 4, corretto? Da 1 a 4. Quindi io faccio così. E 1 e poi quando 4. prendo. Quando prendo una risorsa, ne prendo una bianca aggiuntiva, giusto? Perché? Ah no, non è lui che ha questo potere. Ok, Ma niente. tu sei. Non guardare il verde, guarda la tua plancia Ah, gialla. figa. Mi confondo. Perché c'è lo sfondo bianco, quindi io mi ricordo di essere il bianco. Ok, allora, io acchiappo due risorse gialle. Va bene. Ne Ma sei prendo da qua. Perché sicuro? no? Non ti Così. piacciono? No, sicuro, sicuro. Ok, quindi adesso questa carta la metti in fondo e tocca a Sara. In In fondo, quindi fondo al facciamo mazzetto. così. Sara? Ecco, se io volevo muovere questo per raccogliere nel prato, non posso più farlo. No. Se voglio A meno che non lo muovere. fai andare. No, perché il Ma potere ce l'hai ci sull'altro sono per andare. sbagliato. Se muovi questo qui, però se lo muovi di uno, sei ancora nel lab, puoi ancora raccogliere. Ma io volevo la risorsa E verde. allora ti attacchi. Ma scusa. Allora. No, cosa sto facendo? È un gioco Se di no, parole. sprechi, se no, usi energia e lo sposti qua scambiandolo con quello rosso. Dov'è scritto questo potere? È Ma non. quello del tuo È giallo. quello di quelle di Bernie! Ah, Bernie è scusate. giallo! Scusate, Allora uso scusate. questo e mi muovo di uno. Però Poi calma, cioè. raccolgo un blu e E teoricamente un raccoglie anche bianco. un bianco, esatto. Ok, Aspetta, aspetta, finito. non ho Come finito. no? Ah, solo una carta si fa per volta? Sì. Certo. Ah, ok. Scartala e pescano un'altra. Scartata e ne pesco un'altra. Ora, io Nel gioco. senso che qualcun altro me la mette sotto, vero? Io gioco Perché io questa. non so, non mi ricordo come Mi funziona. muovo qui. Spendo uno. Due e tre. Per Tutto sotto qua. ottenere questa che piazzo qui e visto che ho attivato lui,
Posso attivare il potere, spendo una saetta e ottengo un engramma giallo. Le sette come si ottengono? Non ricordo. Nella centrale elettrica. Qua. Ok, io ho fatto. A questo punto io questa la metto sotto. Quindi c'è fede. Sì. Sicuri? Sì, tocca a te, siamo sicuri. Perché sei così tanta poco? Ma bisogna ripescare, giusto, dopo aver giocato ovvio, una sì, carta. Bisogna sempre avere 4. Gioco questo, quindi posso muovere il 3. Verde, lo faccio muovere qua. Ok, io ho appena scoperto che posso muovere letteralmente in tutti i terreni, tranne in quello in cui volevo muovere. Io quindi prenderò un blu e prenderò un giallo grazie al potere che ho sul verde. Sì. Ok. Bene. Pesco e passo. Ragazzi, è un gioco teoricamente rapidissimo, ma mi sto rendendo conto che Tabletop ci ucciderà male. Sì, è terribile. Allora. Ok, quindi questo qui fa porca merda, non ci posso arrivare. Lì non ci... Ah no, sì che ci posso andare lì. Posso muovere questo qui. Ok, allora io muovo. Ah, oggetti e idee possono essere equipaggiati su qualsiasi robot, non su quello che fa l'acquisto. Non è obbligato che sia su quello che fa l'acquisto. Ok, ok, ok. Allora io muovo questo portatore di cianfrusaglie. Va bene. E lo muovo, questo si muove di fino a 3, quindi faccio 1. Sì. E lo lascio qua, chi se ne frega. E allora, io acquisterei... Vai, acquisterei... Acquista. Beh, il calzino non mi dispiace. Ha un potenziale inespresso molto alto. Sì, ma a me i potenziali inespresso disgustano. E quindi non è la tua scelta, allora. E quindi non lo prenderò. Aspetta, il potere e l'idea del mio robottino la posso usare prima dell'acquisto? Aspetta, è bella domanda, aspetta un attimo, vado a controllare. Io direi di sì. Che potere era? Più? Spendo 2 fulmini e ottengo un blu. Secondo me sì, perché nel tuo turno quando ti pare. Anche secondo me. Se il robot che stai spostando ha idee, puoi usare ogni idea sul robot per una volta in qualsiasi ordine. Quindi sì. Le idee interrompono de regole della partita e ti fanno guadagnare ulteriori vantaggi. C'è un de. Va bene. Quindi uso la mia idea prima di fare l'acquisto, spendo 2 fulmini, ottengo un cubo blu e invece compro la matita. Ma l'hai detto, la volevo io la matita. Ok. Mi dispiace. Spendi quello blu, quell'altro l'hai ottenuto. Sì, esatto, i fulmini. Ma avevi tutte le cose che ti servivano, i 2 blu e anche... Avevo 2 blu. E anche no, quelli giallo. Quelli sopra... Ah, bisogna spendere 3 energia, no? Così non ce le ho 3 energia, perché 2 li spendo per ottenere il doppio blu. Ah, no, questo allora è il pezzo no. Dall'altro lato, l'energia, ok, quindi ho sbagliato. Però avevo bisogno di 3 energia, non avevo fatto il conto che per avere il blu spendevo. Quindi prenderò il calzino, così posso spendere 2 energia. Ottenere un blu e spendere un giallo. E un bianco. Non sto a ottenere anche il blu. I fulmini, vabbè ascolta, i fulmini me li lascio qua di fianco, così quando eventualmente li riacquisto va bene. Ce li ho. Scegli te di posizionare su quale dei robot. Ok, e devo spendere un giallo e un bianco. Questo viene scartato. Posso dire che mi triggera molto che i calzini devono essere in 3 e non in 2, visto che sono coppie di calzini. I robot hanno 3 gambe. Ma questi non mi pare. Quindi quando si riempie immediatamente? Si riempie immediatamente, sì. Comunque chi ha caricato il gioco è veramente un cane. Cosa? Chi ha caricato il gioco è veramente un cane. Le carte pescate non si girano automaticamente. Che palle. Tocca a me? Sì. Mm,
Io muovo questo di 1. Questa qui non l'hai messa ancora sotto il mattone. Ok, questo se lo potevi fare. Di 1. Mi muovo qui e mi compro la matita. Devo spendere 2 blu e 2 fulmini. Sì. Com'è che si può metterla sotto aspetto la carta? Devi tenere 3 blu. Okay. Chiaro? Perché ci sta guardando. Mi prendo la matita. E la c'è un cagnolino. Qui. Ok, allora questa scorre. Questo scorre. L'altro posso dire che questo acquisto di idea è hai due farfalle, basta. La tua idea è due farfalle. Vabbè, è un moltiplicatore di punti, quindi non è mica male. Scarta due qualsiasi engrammi per ottenere un engramma a scelta. Comunque ci sta che sul calzino non ci siano farfalle, sono tutte morte. No comment. Ok, tocca a me. Lotta. Tocca a me e io per seguire voi e farvi far vedere cosa stava succedendo non ho guardato che cazzo devo fare io. Luca, a caso. Voglio acquistare? Te lo stai chiedendo, Luca? Sì, me lo sto chiedendo. E allora che ma come cazzo... Ma cosa cazzo vuoi acquistare te? Io gioco questa e acquisto il cappellino. Spendo 1, 2, 3 e lo equipaggio a lui e ho finito. È lui o non è lui? E non ottengo il suo potere, non uso il suo potere perché non ho blu da scappare. E mi avete rotto i coglioni. Ma il gioco è quello. Sai cosa no. È inutile? In pratica siete dei Wally. Sì, siamo un po' dei Wally, Madman. Cosa vuoi fare, Fede? Allora, volevo andare qua, però non posso più, quindi cosa posso fare? Che è già un'altra questione. Non ha senso che vado a prendere altre risorse. Non posso andare ad acquistare qua? Non mi serve l'altra energia? No, sto pensando cosa fare, non posso fare un cazzo, non so cosa fare. Sì, l'unica mossa che posso fare è muovo il blu usando questo. E lo muovo di 1, 2 e 3, perché sono stronzo. Sì. E pesco, posso pescarne 2, giusto? Aspetta, te lo dico subito. Puoi pescarne 2, una carta può essere usata... Una... Aspetta, non mi ricordo la freccia questa cosa. Volevo cioè, dire... Una di queste carte, nel senso che tu ne peschi fino a 2 e poi ne scegli una da tenere. L'altra la ok, ma la freccia qua cosa che faceva? Quella sul sasso? La freccia sul sasso, devo andare a controllare, pardon. Mi pareva che avesse detto vai fino a... Dovrebbe, ma ti controllo. Dopo aver effettuato un'azione al lago, guadagni 2 ingrammi a tua scelta. Okay. Ma non hai detto che erano istantanei, come faccio? Te la conservi quando la usi. Succede, la quando... Ah, ok, bene, posso conservare. Okay, allora. C'è un limite di mano a quante carte di questo tipo si possono avere? Tutte quindi quelle che vuoi. Me ne prendo in mano. Oddio, come si fa a prendere in mano? Prendi una, devi pescarne due. Devi pescarne due. Il fondo dello schermo. Una di queste e una dall'altra. E poi scegli quale tenerti. Non lo riesco a mettere in mano. Evidentemente l'hanno montato in un modo sbagliato, Fede. Smettila, evidentemente. È vero, è vero. Queste non si possono prendere in mano. Devi tenerla scoperta davanti a te. Tienila qui. Anzi, fammi dare un'occhiata, magari è precisato che devi tenerle scoperte. E questa cos'è? Ottieni 2 punti vittoria? Sì. Sì, puri, quella semplicemente te la tieni. Se te la tieni farà 2 punti vittoria. Se oppure li usa e se li segna già nel suo contapunti. Dov'è il contapunti? No, perché non può tornare quella carta in gioco. Ok, va bene. Per questo motivo, Sì, è vero, è specificato nel regolamento, non le tieni in mano, le tieni davanti a te. Tutti sanno che cos'hai di istantaneo. Tutti sanno. Ok, e in realtà è quella dei punti. No. Va bene, e basta. Tocca a Bernie.
Io muovo lui, vado qui, anzi qui, compro questo. Costa due gialli. Una fine tubatura. Sì, la metto da un lato, tanto c'ho sempre l'altro. Le tubature non ha importanza chiuderle, vero? Eh? Chiudere le tubature no, non ha importanza. No, non ha importanza. Semplicemente questa qua ti dice che non puoi più andare in quella direzione. Secondo me Transmission non ci ho mai giocato, ma secondo me è un puzzle game. Devi tipo risolvere delle appunto tubature o robe di questo tipo per passare ai livelli successivi, qualcosa del genere. È possibile. Ah, ora tocca a me, quindi avrei dovuto controllare cosa... Ok, fare. Quindi... un signor Luca, hai cliccato la tessera e non riesco più a cliccarla. Ok, adesso ho decliccato. No. Ok, grazie. Oh, guarda, me l'hai... Oh, che perfezione! No, non è vero. Non è vero. Tieniti le mani a posto. L'avevi messa giusta. Sì, adesso è perfetta. Sara? Un momento. Questo gioco... Lo sto odiando qua su questa piattaforma, mi dispiace. Io sto odiando la totale assenza di ambientazione. E... Allora, io voglio muovere questo, che è sul pontile, lo voglio muovere del suo movimento che è 3, giusto? Sì. Sì. Voglio fare 1, 2 e 3. Non, cioè, non conti 2, Ah. Oh. Cioè, okay. Se vuoi puoi andare avanti ancora di uno. Ma... Ah, però anche da qui posso acquistare le idee. Certo. Sì. Io cosa volevo fare? Io non volevo assolutamente fare questo. Cosa? Però vabbè, lo faccio lo stesso. Io voglio comprare questo, quindi consumo i fulmini e mi compro le farfalle. Se ce la faccio magari questo, e mi prendo queste e le metto dove mi pare, tanto scartiamo questo oggetto, tutti scavano, vabbè, tanto la luce. Ma hai rotto la tripletta a chi magari puntava a prendere quello. Ah, ma nessuno aveva ancora preso il primo. Questo cosa vuol dire? Quando prendi cosa? Quando stai raccogliendo un nuovo potere che è uscito, quando stai raccogliendo un nuovo engramma, ottieni 2 di energia? Esatto. Minchia. Bello! Mentre l'altro credo che sia un banale, pigliati 3 energia e basta. Piglia e porta a casa. Ok. Sara, quindi è passato? Sì, ho finito. Luca. Luca, come che si fa a metterla sotto? Shift. Devi tenere premuto shift. Sbracci sopra. Sì, esatto. Vedi? Oh, fatto. Adesso, io cosa voglio fare? Ma io avrei bisogno di risorse perché non ho più niente, tipo. E infatti sono nella carta perché non ho quelle giuste. Ma fermarsi a prendere i 4 fulmini è tipo una sconfitta? Non ho giocato bene, allora mi fermo a prendere i fulmini? No, teoricamente è parte del gioco. I fulmini devi comprarli. Magari c'era un altro modo per farli. O hai le idee o devi comprarle. Senza però per comprare le idee ti servono i fulmini, quindi o becchi le idee che ti danno fulmini. Per il momento ne sono usciti solo un paio. Sì. O ti prendi i fulmini come tutti i morti. Okay, robot. Ok, bello. Bel casino. Credo che farò questa cosa. Gioco questo. È morto. Fede ci ha abbandonati. Fede ci ha abbandonati. Tutti. Sarà stata la gatta. Gioco questa e muovo uno. Perché acquistare? Cosa acquisto? Niente. Faccio questo e acquisto. Comunque mi sono appena 4. Resa conto che è da stronzi muovere i personaggi sull'ultima casella. Certo, stai chiedendo agli altri di rifare su quella tessera. Io l'ho fatto per caso, nel senso perché volevo
Volevo anche recuperare i furbi. Io l'ho fatto volontariamente. Vai, Fede. Dunque, io non posso fare quella cosa che volevo fare perché Luca mi ha appena ciulato la mossa. Grazie, Luca. Grazie, Luca, sei una merda. Vuoi per servirti? Per Mi servirti immagino. merda fumante, Taci. bene. Quindi, quello che potrei fare è... Arriva. Sì, vai, guarda. Puoi anche stare lì, Io Fede. rinnovo Questo gioco di però nuovo. impone che non puoi prepararti chissà quanto le mosse, No, perché infatti tutti non lo sto muoveranno i tuoi facendo. robot, cioè muoveranno E anche. faccio un acquisto di tubo Non mi a turno. fa impazzire questa cosa. In realtà, secondo me, se siamo dal vivo è rapido il gioco, quindi si pone meno il problema. Quale tubatura acquisti? Quella, davvero? Ma non è che io ho sbagliato tutto nel dirvi e la tubatura che ho acquistato non la potevo piazzare qua? Ah, Perché deve c'è il maschio femmina. C'è Sì, il maschio potrebbe femmina. No, essere. infatti non puoi metterla lì così. Deve Vabbè, potersi la incastrare. giri di 90 gradi e la... No. Sì, invece. Ah, sì, devi attaccarla a queste qui piccoline, esatto. Tespo, porca. No! È che volevo aiutarti, ma l'hai girata. Sara, non è che se non ce l'ha le manine in giro devi mettere te, eh? Ecco. Ok, ho Hai passato il mio fatto? turno. Grazie. Allora, io vado a qui. Con quale carta? Con Con questa qua del questa. verde? Sì. Plendo 4 energia, ma ne spendo subito 2. Plendo cubo blu. Maledetto, quel potere è fighissimo. Quindi prendo solo 2 energia. Vai, Sara. La. Tocca a me. Sì. Ma. Ragazzi, noi giocheremo per un po', poi io abdicherò perché questo gioco su Tabletopia è schifosamente lungo. Più che Cioè, altro è sarebbe lunga arrivare alla fine, rapidissimo. se. Sarebbe rapidissimo dal vivo, ma così è lento. Tu chi sei? Tu sei quello verde. Allora, io uso questa carta per muovere lui. Lui di quanto si muove? Fino a 3. Fino a 3. 1 e 2. Posso guardare e poi No. decidere cosa Ah, pescare? no, no, ecco, cazzo, no, No. scusa. Allora faccio 1 e 1. Oh, ma cerca sempre di Ma barare, cioè, veramente? incredibile. L'ho chiesto! Ah, Cos'è posso guardare il questo? mazzo e vedere se pescare, cosa pescare prima, Quando compri dopo? un oggetto in città, ottieni gratuitamente l'idea accanto all'oggetto. È Puttana. un doppio acquisto. Bello, Ma bello. sono tutte istantanee, compresa questa. Certo. Allora mi prendo l'altra. Questa l'hanno messa qui perché era uno schifo e allora No, l'hanno è stata messa. randomicamente. Ok. Però te l'hai offesa Però è che brutalmente. mi sembrava una gran cosa. Poi ho visto l'altra e ho detto, beh, scusa. Pua, pua, pua. Cos'è questo cazzone? Questo cazzone lì. Fantastico. Allora, io gioco questa e muovo il cazzone. Spendo un fulmine, o meglio, il robottino con il giocattolino. Prendo un fulmine per prendermi un engramma giallo, perché è il potere che posso. Dopodiché lui va... 1, 2, 3... Quale mi Carina questa piace? carta che ho trovato. Quale mi piace? Quale mi piace? Quale mi piace? Direi che vado a prendermi questo, lo metto qua e diventa il blu. Mi prendo un blu. Mi prendo un blu. E ho finito. Fede. Vero, tocca a me. Eum. Può far bacco. Può fare di cibo a colina. Comunque a prendere la tubatura me ne sono pentito. Sono rimasto subito senza niente di risorse.
Infatti è un po' l'errore che ho fatto io, forse. Però fa niente, non importa. Cioè, ti senti figo dire, ah, oh, adesso ho già preso il tubo, adesso... Vero? Ti senti figo a pensare, minchia, ho fatto 42 punti vittoria, e poi basta, tutto lì. Io... Merda. Io merda. Va bene. Fede, è bellissimo questi giochi perché... E Fede che soffre, Fede no? È così bravo che neanche mette la webcam, lui non ha bisogno di mettere la webcam. No, no, infatti... La webcam, cioè, aspetta. No. Neanche nota che non ha la webcam attiva. È proprio, no, ma ce l'avevo attiva, era... È proprio concentrato. Ti sei accorto di essere morto prima? No. Sei morto per 10 secondi. Sì. Amen. Cosa fai? Cosa combini? Vado qua. Con quale carta? Con questa che ho messo giù. Va bene. No, non puoi. Sì, sì, parto dalla degli assi, quindi fatti i cazzi tuoi. Aggressivo? Eccellente. Proprio, direi, vai, proprio. Vai. E quindi cosa fai? Da. E quindi cosa faccio? Fede! Porco Giuda. E quindi che faccio? Faccio un cazzo? Oh, cielo. Perché è così difficile? No, è una mossa del cazzo quello che ho fatto. In realtà mi muovo di due. E... Prescherò un verde. Bravo. Che puoi subito convertire in blu se vuoi. Sì, ma lo voglio fare? No. Non lo so, saranno cazzi tuoi. Perché dovresti? È inutile come mosso, va bene. Dai. Vedi, è sempre detto io. E niente, facciamo così. E sarà... Un'avventura. Passo. Ho pensato che mi stessi chiamando. Allora, io gioco questo qui brutto, quello che ha giocato Fede. Quello triste. Quello brutto. Ma che due coglioni. Scusate. Ci ho rubato una mossa. E non riesco a fare quello che voglio, non ci riesco. Ma lo so, non Fede, non potrai mai fare quello che vuoi. In anticipo, Fede. No, e ogni turno ho detto, mi piacerebbe fare una cosa, non ci riesco. Mi piacerebbe fare una cosa, non ci riesco. Mi piacerebbe fare una cosa, non ci riesco. Sapete cosa? Credo di intuire il voto che darà Fede. Allora, compro... Non per forza, però... Compro l'unica che posso, perché questa è giallo. No, è vero, neanche questa posso, perché è giallo, vedi, che io non vedo bene i colori, vedi, vedi, vedi. Vedi? I cubetti del gioco vero hanno i disegnini che sono riportati. Quindi sono cosa vuol dire questo, Luca? Ricordami, scambi due risorse qualsiasi per una risorsa qualsiasi. Sì, esatto. Che merda. No, non muovo lui. Se tu guadagni facilmente alcune risorse, poi te le converti con quelle che ti fanno più comodo. Non muovo lui, allora. E quindi... E quindi invece muovo questo qui con non c'è questo... l'odio, Luca. Odio per no, non posso muoverlo questo qui. Per il lato oscuro è. No, non sto cedendo all'odio. Ok, muovo lui. Ma qualcuno invece conosce questo gioco il mobile? Sì. Quindi l'altra me la devo riprendere in mano. Se state recuperando questa live, conoscete il gioco mobile? Fatecelo sapere per... okay. E soprattutto... Allora muovo lui che fa 1 2, 3. Va come vola. Vola, vero? Come la pemaia. Sì, più che altro, guardate la carta quanto è carina. E ha prendo la tazza. Ha due alucce attaccate alle braccia e ci crede duro, duro, duro. Come fai a prendere sì, la tazza? La tazza, la mettiamo... Ah, ok, ti spieghi tutto. Ti che tutto. Palle. Tu hai scartato quell'idea? Minchia. Certo, se non la prendo io era la prenderà nessuno. Che volevo assolutamente. Certo, se non la prendo io non la prenderà nessuno, era scusami. Fighissima. Cosa faceva? Ogni volta che attivavi quel robot tu tenevi 3 energia. Oh sì, era bellissima. Se l'avessi vista... per questo non la prendo io, non l'avrete neanche voi. Tocca a me? Che è quella? Però sapete che effettivamente c'è una cosa che mi perplime, perché... Non è chiaro se usa una qualsiasi idea era solo al primo acquisto o ogni volta che attivavi il robot. Non c'era sì? Mai specificato ma nella regola. Scusa, le idee si usano ogni volta che attivi il robot, quindi perché fare un'eccezione? È vero, è vero. Tocca a me. No, gain the indicated electricity, no.
Use any one idea from the route immediately to the right on your player board. Ah. Tocca a me? Credo di sì. Bernie? Io ho fatto sì, scusate. Stavo solo no, leggendo che cos'era. Faccio 1, brum 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 brum, 3, 4 e mi ricarico. 4 di energia. Brava Sara. Okay. Ah, giusto, io devo spendere anche 2 energia. Certo che se voi non mi curate, Ventura. Luca? Cioè, Bernie, è già tanto se capiamo cosa stiamo facendo noi. Allora, muovo 1-2, spendo un giallo, spendo 2 energia e acquisto questa idea. E che palle la mossa che volevo fare io. Fede, smettila di decidere che mosse vuoi fare prima che sia il tuo turno. Aspetta, che capito, sei tutto però letteralmente non potevo fare altro, però. Guarda cosa facciamo noi. Oppure conta quanti fili d'erba ci sono in questo prato bellissimo. Al momento io promuoverei a pieni voti soltanto la direzione artistica. Quindi siamo alla fase commenti. Sto mettendo i poteri. Tre energia per avere un cubo a scelta. Tocca a me. Uso questo. Muovo questo qua. Sentite com'è felice Fede. Ciao. Cosa acquisti, Fede? Un cazzo. Ma allora perché hai mosso quello? Ma che cazzo ne so. Acquista il tostapane. Ma vatti cazzo. Oh, la tazza. Questo la ciabatta. Bravo. È un'ottima scelta. Un uccellino ce l'ho. Bravo, uccellina. Un uccellino di Del Piero ce l'ha. Uccellinati tutto, bravissimo. Cosa? Niente. E quanto è? Aspetta, costava 2 verdi, quindi do via 2 verdi. E un'energia. L'ho già dato. Questa è da scattare. Ma si prende da una pila a caso, giusto? Da... Per ora sto prendendo da questa più... Vai. Ma scusa, non... Ah, ok. Ottieni un punto vittoria a un uccello! Però l'uccello vale a fine partita. Sì. Finché l'uccello vola. Ma cazzo sono le farfalle? Tocca a Vermin. Tubature. Sì, allora io muovo lui. 1-2 e prendo delle carte. Allora questo era quando acquisisci lì, acquisisci anche due risorse in più a scelta. Sì. Figa qui. Allora, after taking you gain two. Se no, o scelgo questa o ne prendo una coperta, giusto? Oppure due coperte anche. E poi scegli una delle due. Non vi sento più. Pronto, pronto, pronto? Puoi anche prendere direttamente due coperte. Okay. E poi scegliere una delle due. Questo è un jolly. No, preferisco prendere questa qui. Però lui ha potuto. Cosa? No, chiaramente aveva scelto okay, una. E questo. Okay. Nessuno bara a parte te qui. Ti accusava di barare, Bernie. Non vi sento bene. Ma io ti ho difeso. Ora ci senti, Bernie? Ti sei frizzato. Ora ti muovi di nuovo. No, non è vero. Tocca. Dopo Bernie ci sono io. Sara. Credo che Bernie abbia scritto qualcosa. Non vi sento bene. Sembra Spider. Lo sappiamo. Non si sente molto bene. E vi sento un po' scatti. Non so se sono io, ma io ho il segnale al massimo. In realtà noi siamo a posto, quindi credo che sia comunque un problema tuo. Non so come mai. Però.
Sara, cosa Non fai? c'è modo di far fare un movimento extra a un personaggino, vero? Sì, invece ci sono alcune idee che fanno fare movimenti extra. Ti Sì, grazie. Se io non ce le ho, non faccio attacchi al nessun movimento cazzo. extra. Scusa. Cioè, non è che Fede si lamenta invece, però se le piglia in quel posto, invece tu puoi farlo. Oh, stai un po' calmo, Ci qua sono. cosa c'è? 7, 7, 7. Che differenza c'è tra questi tubi? Quali? Questi. Ora come va? Sentite bene? Sì, Sì, ti ora ti sentiamo bene. sentiamo. Che Ok, differenza c'è? era Allora, passato al 2,4 GHz, non so perché. questa qui prima di tutto ha tre sbocchi, quindi nel senso puoi collegarla È verde, a tre giallo e tessere. bianco. Questa è a tre tessere, questa è solo Costano due. tanto i tubi. Costano un sacco i tubi. Sì. Perché non so cosa fare. Io devo Qua non c'è pescare. nessuno. Posso muovere questo? Ma E... come fanno i tubi? Cioè, soltanto calcolando quelli che ci sono scritti o Quelli che ci il sono tubo è più scritti, lungo? aspetta, i punti che ci sono scritti, poi in base al percorso più lungo, a quanto è lungo il tuo percorso, fai punti extra. E dove c'è scritto? È sul regolamento. Allora, ops, muovo quello blu se riesco a prendere la carta. Questo, e faccio 1, 2 e 3. E mi prendo un blu. E lui ha la matita e niente, ha solo la matita. Va bene, hai finito? Ho finito. Da tutto sto casino hai fatto solo questa cosa? Sì, Ti rendi volevo... è conto? che... Scusa. Cosa vuoi? Allora, gioco quello verde lo faccio arrivare qui. Visto che è quello verde, io adesso faccio i trick e Trick e ballacche? ballacche. I trick e Bravacche. ballacche. Nel senso che mi piglio un verde, dopodiché spendo un'energia per ottenere un giallo, dopodiché, visto che ho raccolto nel prato, ottengo due energia. Questa è una bella combo. Scusa, che combo hai fatto? Sono andato sul prato, ho ottenuto due Ha cubetti cacato. e due energia. Come hai ottenuto due energia? Perché hai Perché ci ho usato... messo il raccoglitore. Ah! Vai, Fede. Comunque questa carta è tua, credo, Fede. Credo che dovresti rimetterla via. Fatti effettuare. Cosa? Posso dire che la webcam mi allunga un sacco il pizzo. Cioè, sembra che ho un pizzetto lunghissimo, ma non è così lungo. Cioè, senso. Io lo vedo giusto, in realtà. Va bene. Allora, io gioco il Sei una verde. webcam. Per Io fortuna. gioco il verde. Muovo 1, 2, 3. Si Ma muovono i come ti 3. permetti? Faccio quel Ma ha cazzo che fatto mi pare. bene, ha fatto benissimo. Mi compro questo pagandolo 2 di energia. Ma la torcia! Due Ciao. di energia più uno giallo. Eat my ass. Sì, ma stai calmo. Aspetta, questo potere è diverso. Questo potere, che è appena uscito insieme allo spazzolino. Porco Giuda, comunque è carina pure l'illustrazione dello spazzolino. Cosa Quel fa questo potere, potere? Ah, è diverso dal mio. invece di muovere il robot, scarta un'elettricità per saltare in qualsiasi spazio vuoto. Allora, non si capisce Ah. un cazzo dal Scusa, ma non è lo simbolo. stesso simbolo del Sì. robot? Un cerchio Bene, verde comunque tocca a te. colorato? Ok, ti Ma è lo ringrazio. stesso simbolo. Eppure la descrizione è questa. Allora, io quasi quasi, quasi quasi uso il potere del robot. Luca rischi di dormire in terrazzo, lo so, Medmat, ma
Ma io vivo un quarto di terrazzo alla volta. Potrei fare così. Sto pensando. Allora, devi andare all'acqua, così ti voi dovete stare zitti. Allora, approvvigionare. Allora, uso il suo potere. Bravo. Spendo un fulmine. Mi scambio di posto con un altro robotto. Quale? Questo. Ma bravo, allora sei bravo. Vero che sono Ganzo? Sei bravo. Dopodiché prendo due bianchi e uso subito la mia carta che ho acquistato prima, che posso prendere altre due risorse a mia scelta quando prendo dal laghetto. Yes, e tu prenderai cosa? Bah, dillo. Vediamo un po' che merda c'è qua giù. Ma in effetti potevo prendere un blu. No, dai, prendo un... Ma fa cagare quella roba lì, che cazzo me ne faccio? Ci sono anche le tubature, eh? Infatti. Quasi quasi prendo un verde e un giallo. Un verde e un giallo. Va bene, hai speso la carta a uso singolo. Te la scarto io. Esatto. Sì, grazie. Ok, Sara. Io ho una domanda. No. E invece se io prendo questo potere che mi fa usare i poteri del personaggio vicino, non farò i punti qua in alto? Sì. Cosa vuoi? Non farò i punti qua in alto, però i punti della matita, per dire, li faccio lo stesso. Sì. Più che altro non considera completo il robot, quindi... Ok. Non sarà. Che cosa c'è qua se no? Questo non mi piace. Questo bisogna spendere, quindi non mi piace. Questo non mi piace. Come sei genovese? Cazzo, Luca, questa era bella, dai. Lo so. Io gioco. Salutiamo tutti i genovesi. Faccio uno e due e compro la tazza e anche questo perché uso la mia carta consumabile. Oh. Sì. Allora, questo lo metto qui. Così lui può usare tutti i suoi poteri. E questo lo metto... Che ne so, lo metto qui. Il calzino è arrivato. No, finalmente è arrivato un calzino. Fermi tu, lo acquisterai. Non posso prendere. Oddio, però ha dei colori diversi. Che cazzo, perché ho dei colori diversi? Ci sono più set di calzini? No, secondo me... No, per differenziare che... È perché sono artisticamente è curato benissimo. E quindi non c'è mai lo stesso calzino. Ma quindi, esatto. Scusate, vorreste dirmi che le tazze ve le siete tipo, se ne è presa una Bernie e una Sara? E quindi nessuno potrà trovare la seconda tazza? Io volevo l'uccellino, non ho neanche guardato che c'era, che era una tazza. E sarà una tazzina. Tocca? Ah, beh, aspettate un attimo, io non ho pagato. Magari. Un secondo. Questo e questo. E no. Due energia, era qui, ciccia. Era lì. Sì. Ok, scusa. Vedi che vuole barare. Mi sono confuso. Vedi che sempre vuole detto, barare. Sempre detto. Qua. Mi piace come Sara ha comprato letteralmente il... No, beh, io ho comprato la tubatura, vero? Sembrava che avessi comprato il doppio delle mie cose. È più ideologia di me. Qua volano accuse. Le tubature al momento non mi piacciono, costano tantissimo e... Allora, gioco questo. Chissà cosa. Attivo lui. Uno, due, rimane qui, non guardo neanche l'altra carta perché tanto, e non vi do spoiler, prendo queste due, questa la tengo e l'altra la metto giù, e off,
No, non è vero, non ho finito. Spendo un fulmine e mi prendo una risorsa bianca. Dai, yeah. Ah, ma vedi che sono un cretino. Un cretino? Un Della cretino, sì. Della cretesia? cretinità. Tocca a Vai, me? Vai. Fede. Sarà un'avventura? Allora, io gioco questa che mi permette di partire da questo punto, quindi muovo il verde. Uno, due, tre. Quindi a questo punto prendo le cose giù da giù e prenderò due bianchi e uno giallo grazie al potere. È vero, Fede, perché tu l'hai capito. Perché tu sei Bravo. potente. Tu sei potente. Proprio. Bravo Fede, adesso tocca a me. Muovo lui. Vado qui. Ma Mister Muscolo? Allora, io prenderò Lei? questo. Questo? Oh no, Yes. si sta evolvendo. Va bene, e Esatto. spenderai 3 risorse. Esatto, Tocca a... da quale l'hai preso, Adesso. scusa? Cosa? No, chiedevo da dove l'aveva. No, da che pila l'hai preso? Da quello in basso? Oddio, credo di sì. Sì. No, da questa, da questa, da questa. Oh, Allora, Fede, aspetta. non puoi sbirciare sotto. Scusa, no, stavo cercando. È che voglio capire quali sono La risposta di le Fede è: scusa, no, stavo cercando di guardare cosa c'era entrate. Ma sotto. che No, idea è di che devo. continui a farlo? Stai fermo! È che non si capisce qual è la madre, qual è il padre, che è il Smettila di figlio, il cugino. toccarlo! Il figlio e lo Allora, Spirito diamo Santo! subito dei punti di penalità a Fede. Minchia, sì. Ecco fatto. Ok, Sara, vai. Allora, non ci sono uccellini in giro. Non c'è nessun Del Piero. E Salutiamo Del io Piero che ci volevo. segue sempre. Sei sceso di uno perché sei umile, Fede. Sceso di uno cosa? Gli ho messo 602, lui se n'è tolto uno perché è umile. Non ho idea di cosa fare. Mi sa che muoverò il giallo. Fallo, facci vedere la carta. Ah. Farò 1 e 2 e mi prenderò 2 gialli e un bianco. Vero, bravo. Poi posso anche tornare indietro visto che ho il Non potere. adesso, dovevi scegliere prima se tornare indietro. No, era per muovermi di più, tipo magari. No. Tocca a me. Ora Luca, tu cosa farai? Ah, bella domanda. Guarda Luca che con questa mossa ho raggiunto il perfetto equilibrio, Non ne 3 gialli e ho la più pallida 3 bianchi. idea. L'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto. Madonna, Madonna, Maron. Madonnina. Allora, facciamo così. Gioco questa. Muovo lui, lo metto qui. Comunque si vede che è proprio annoiato questo robot. Metto qui e acquisto questa idea spendendo un'energia Io ho sbagliato. e il Dovevo bianco prenderne il verde, non 2 gialli. e Non posso più cambiare. non puoi più cambiare. E a questo punto quello che faccio è spendo la mia carta della foresta e ottengo immediatamente anche il calzino. E questo potere lo do a questo. Vai, Fede. Devi rimpinguare. Quando è che finiamo? No, nel senso il tempo limite che ci siamo dati, le 11. Però Luca, fai conto che io l'abbia chiesto con Muovemelo. come intendevi. Prendo due bianchi. Non lo so, io giocherei ancora un pochettino, ragazzi. Ma Il non mood lo stiamo tanto. capendo comunque. Ho Comunque sento i vostri finito. maroni gonfiarsi sin da qui. Io ho finito. Luca, bisogna rimpiazzare il mercato.
Rimpiazziamo il mercato. Vabbè, te lo faccio io. Ma l'ho fatto io! Fatto, Luca, La molto bene. merda. Beh, mi tocca a Eh no, aspetta, è arrivato il Ma gli mercato uccelli del adesso. Piero? Ma porca. Ma del Piero? Del pirla. Allora, io potrei fare svariate cose inutili. L'importante è saperlo. Esatto. E vediamo un po' com'è la situa. Testi. Testicoli? Sì, bravo Luca. Allora, io muovo lui. Uno, Sara, abbassa due. la webcam un pochettino. Perché sta Ah, mi riguardando le posso. carte ed è letteralmente lì così. Mi Abbassi la posso webcam, non teleportare. mica parlare. A che ero scivolato. Cosa Mi vuoi fare posso della tua vita? teletrasportare. Aspieta, mo ci pensa che ci Tu puoi pensa. teletrasportarti. Sì, certo, hai Sì, ma non me ne solo frega due di niente, prendo energia. 4 energia. Ne hai altre tre qui? Va Sì, bene, lo so. fantastico. Hai finito? Ho finito. Sei Fottetevi. contento? Quindi ora tocca a me. Sì. Di nuovo. Sapete cosa Ciao. mi ricorda l'energia, queste robe qua? Il gioco di Umbrella Academy. Oddio, Non è un bene. è più carino qui, secondo me. Alla fine è una moneta. Qui cosa sono i tombini? Solo No, in realtà piastre sono elettriche, però se vuoi chiamarle i tubi, tombini le sono trovi qua, questi. nelle fogne, nelle condutture. Allora, muovo lui. Prima fai vedere la carta, poi È muovi. un momento, se ti parlo di tombini, secondo te perché? Ma non è un tombino. Per me è un tombino. È un E bambino. faccio Un uno e bambino. due, che Perché mi quello muovo può alla muoversi rovescia. alla rovescia? E mi compro... Quanti fulmini ho? Due. Due. Ah. Buongiorno. 2, 2, 1. Ok, questo non mi piace, questo non mi piace. Io volevo questo. Posso cambiare la mossa? Vai. È che stai per guardare il mercato, mi Che dovevo stanchezza. avvicinare. Ecco, è difficile. Posso prendere le case? Se no, cos'altro potevo muovere? La foresta. No, la foresta non puoi muovere nessuno, non c'è un solo robot sulla foresta. Uno e due ora c'è. Posso prendere le carte misteriose oppure posso giocare con l'altra carta e fare. Ma non comprare nulla perché ovviamente io cos'è che non ho preso? I verdi. Ti sei riempita come una damigiana di gialli Eh già, e bianchi. mi sembrava Ma io più pensavo che carino. avessi una Come ti strategia. sembravano No, carini. assolutamente no. Aspetta, Non com'è ho questa cosa parole. che non ho visto? Ah, è quello che ho usato. Era carino. Non Era. girarla. No, infatti, te la sto tenendo via. Cosa vuoi fare? Cos'è che ho pescato più una risorsa? Comunque, Sara, hai scelto di pescare due. Non puoi pescare una carta e poi decidere pesco un'altra o pesco di qua. Scambia Ma non l'ho girata, cosa cambia? le informazioni! No, è la carta che ho scartato io, avrei dovuto saperlo. Ma non te lo Va ricordavi? bene, va bene, va bene, guardo questa. Tanto in questo gioco si possono fare strategie, si può giocare. Che cos'è? Mi posso scambiare con un altro? Che cos'è? C'è stata un'aggressività nella parola. Allora, quella bellissima carta. Fai un nuovo turno con un robot a tua scelta. Minchia, è forte. Prendo Cioè, ti fa fare un questa. doppio turno. No, secondo me vuol dire che nel turno. Non, no, Fai un effettivamente. nuovo turno con un robot a tua scelta. No. Ma cazzo, sei potentissima! Cioè, io ho preso una di Se... merda che ti facevo fare 2 punti di vittoria. Cioè, E lei fa l'altra un cosa che ho turno in più. scartato è ottieni una risorsa. Uno. Cioè, che cazzo vuol dire? Cioè... E beh, ho finito comunque. Tocca a me. Cosa fare della mia vita? Come
si uccide un dio. Tombola. È una ciabola. Cioè, dobbiamo rendere è una ciospola. Due. È una zeppola. Io prendo queste due. Curiosità, si può. Si curiosità. Può via... Si può buttare via una delle risorse che si ha? Si può, scusa? Buttare via una delle risorse che si ha? Se superi le 7, puoi buttare via la risorsa che preferisci. Ok. Non posso farlo in questo momento, mi sarebbe piaciuto, ma non posso farlo. Vai, tocca a te, Fede. Un bambino. Se si devono scartare le risorse, si scartano alla fine del turno, ma se io ho la carta che mi fa giocare anche un altro robot, posso scartarle alla fine del turno del mio secondo robot, giusto? No. Cioè, posso raccogliere risorse col primo robot e col secondo le uso e poi sì, scarto sì, l'avanzo. Può. No. Ma perché, Bernie? Può. No. Chi ha letto il regolamento? No. No. Esatto. Allora, Fede. Io gioco questo. 1, 2. Mi compro questa qua da 6, anche se non ha maledettissime farfalle. Cosa? Oh. Non ha maledizione farfalle? Bello. Non ha le maledettissime farfalle. È quello che cercavo, ma le altre teoricamente non le posso incastrare come mi servono. O comunque non me le posso permettere, perché mi serve il verde, ma non ha il verde. Questo è un tuo problema. Va bene, sì. Hai acquistato quello e basta, giusto? Esatto. Luca, allora, quello che ho detto a Fede di non fare. Ho pensato cioè? Alla mia prossima mossa. Bernie, mi raccomando, sì, arrivo. Combina le mosse di Sara. Ok. Agisci in maniera inattesa. Purtroppo non posso agire in maniera inattesa. Pondera. Perché in realtà sono estremamente monocromatico. Sono confuso. Così confuso da colpirti da solo? Per fortuna non ancora. Allora, però se uso lui, questa cosa la posso fare. Ma cosa quindi in realtà non serve a niente. Esatto, perché poi non posso prendere quello. Quindi è inutile. Quindi muoverò lui. No. Ok. E allora prendo da qua una, che schifo, prendo da qua un'altra, non riesco a capire. Due risorse, una verde e una bianca. Bene. Credo che la uso subito, tanto non è che tenersela. Ma l'altra dove finisce? Gli scarti. No, quella che usi non hai detto, Luca, che non entra più, non è più in gioco. Scusa. Allora prima non doveva esserci quella cosa. Che cosa? Quella... Hai detto per te prima che se la carta istantanea che si usa non deve essere più in gioco. Tu l'hai detto prima che non doveva più... Cosa hai detto? Ha detto l'istantanea che usi. Dopo che la usi non la metti negli scarti. Sì, esce invece dal gioco. Ma però l'avevi detto effettivamente. Beh, io ho finito comunque. Tocca a me. Dove ce lo ricordiamo? Quindi dobbiamo metterla negli scarti? Sì. E ma l'altra che invece non abbiamo scelto? Adesso perché sennò... Madonna, Fede, che urla e non capisco nulla. Dopo aver giocato una carta foresta, gira la faccia in giù per indicare che l'hai usata. Le carte potrebbero farti guadagnare punti a fine... Ah, ok, sì, è vero, ho sbagliato. Allora io teoricamente questa non la potrei avere perché è stata già usata. Quindi... Allora aspetta, anche questa non si può avere perché l'ho usata io. Avrei dovuto prendere un'altra carta che poteva... Questa l'ho usata, quindi non si può avere. Si mette qui. Ah, tutte quelle che abbiamo usato che non si possono avere, metto qua. Boh, mi sarei preso questa. Tanto per. Questa invece è qua. Ok. Sara, è tuo turno. Ti rendi conto, Bernie, che la carta che hai pescato non c'è nel regolamento? Ma di un'altra carta. Come? Ti giuro. Cioè, cosa c'è? Un verde e un bianco sopra?
Sì. Vabbè, ma è chiaro, la scarti per prenderti quelle risorse. Ok, qua per assurdo non c'è quella, ma c'è una scarta un'elettricità per guadagnare 1 e 1. Non c'è la versione quella che ha lui. Vabbè, ma è una delle poche carte esplicative. Sì, infatti. Effettivamente. Usala in quel modo. Allora, già fatto. Uso questa carta per muovere lui. Lo muovo di 3. 1, 2, 3. Mi prendo un verde e... chi sei tu? Il blu è lui. Mi prendo anche un bianco. Perché? Perché posso usare i poteri di quell'altro. Scusa? È vero, cioè... lui può usare... ho fatto i grandi sacrifici, non so se mi servirà mai a niente perché l'ho fatto a caso, però... E che cosa scarti? Niente, perché non è ancora finito il mio turno. Perché lei adesso usa la sua carta trappola. Uso la mia carta, questa qui, e poi... Ma teoricamente è un nuovo turno. Non c'entra, Fede, non è ancora passato. Turno. È molto più forte di quella che hai pescato te? Sì. E muovo questo, tanto la sprecherò per fare un'azione piccola. Comunque lo muovo di uno e compro questo. Ma Sara, sei infame. Ma qual è il potere che gli permette di fare il doppio dei turni? È una carta che ho appena scartato, quindi non lo questa farò. Bernie. Ah, ok. Ti permette di fare un nuovo giro. Ok, dov'è il mio tubo? Allora, tocca a me. Tocca a me. Tocca a me. Che palle. Allora, quello che faccio è questo. Troppo forte quella carta, comunque, secondo me. Sì, decisamente. Però succede una volta sola per partita. Troppo forte. Pesco due carte, vero? Perché devo arrivare a tre. Dovevi averne già tre. Come hai fatto? Non ho usato due personaggi. Ah, quindi... sì, devi sempre tornare a tre. Allora, muovo il robottino questo qua. Lo muovo qui. E attivo tutti i suoi poteri. Ho preso tutte le carte. Il suo potere lo utilizzo prima le idee. Anzi, no, beh, prima prendo un cubotto blu, poi utilizzo le idee, ottengo 2 di energia, poi spendo 2 di energia più 1 di energia per ottenere una gialla e una verde. Bravo, sei orgoglioso. Beh, ho fatto una mossa figa. Se tu stai facendo mosse di merda, mi dispiace, colpa tua. Effettivamente, Fede. Ho posto le carte, non ho visto niente. Io mi sono rifullato tutta, mi sono fatto 4 risorse. Vai Fede, muovo questo 1, 2, 3 e salto qua, me ne prendo una verde più una gialla. Che sfigato. Hai fatto? Sì. Muovo questo. Si capisce qual è, vero? Questo. Allora, in codesto luogo acquisto questa, quindi 3 energia e un bianco. Non puoi vendere un bianco. Che cazzo dici? Scusa, era brutta. Oh, era buono. Oh, meraviglia, Luca, meravigliosa. Hai ragione. Venderò un altro. Scusate. Questa qui che è passiva e aggressiva soprattutto. La mettiamo qui. Prendi questo, salta. Bene. Il dado! Niente, vale 5 punti vittoria. Che bello. Ma te lo puoi anche mettere in culo. Tocca a Sara. Sì, sì. Come fai? Ci sta. Ci sta? Si incastra bene? Ci sta. Cosa? Ma non è un po' spigoloso? No, ci sta. Perché questo non ha gli angoli molto smussati, eh. Ci sta. Va bene, mi fido di te. Mi fido di te. Io non so cosa fare. Devo pescare. Allora, cosa faccio tu? Cosa... Che non si girano le carte quando sono in mano? Oh, ma io passo metà della partita a avere dei jolly in mano. È una cosa incredibile. È che... Ma non starete mica sciaffolando, vero? No. No. Metto sotto, però ce li avrò distribuiti fatto bene. Casualmente quando
Non è che fai casualmente, lo sai. Allora, Sara verrà penalizzata perché ma non Bara è un bonus. Meno sì. 100 punti. Non ho idea di cosa fare perché le risorse che ho sono sbagliate per tutto quello che c'è in gioco. Mi piange il cuore. Credo che stia mentendo. Sai cosa faccio? Muovo la lui, cacca. Cosa inutile. Perché... Anzi, no, sai cosa? No, muovo quest'altro. Non sto capendo. Faccio uno e due. Anzi, no. Anzi no, anziché no, è il terzo anzi no, anzi no, io l'ho detto che sono indecisa, anzi muovo no, questo e faccio uno e due perché lui si può muovere alla rovescia e prendo un verde e un altro bianco. Non lui, ah lui sì perché usa il potere sì, dell'altro, ha venduto l'anima per poterlo fare, ha venduto l'anima. E poi io vorrei sapere anzi di no, questi bianchi cosa me ne faccio. Sara, lo sappiamo cosa te ne fai. No, non la lo sappiamo. La soluzione è sempre quella. Merenda con Girella. È la soluzione del dado. Comunque io ho fatto. Allora. Oh, ma tocca a me. Buongiorno. Comunque, da tosta pane a tosta pene è un attimo. Cosa? Da dado a dildo è un attimo. È dura. Provo un po' di odio per le carte jolly però con i terreni. Perché devo... Invece no, a me hanno dato fastidio in certe occasioni, quindi ci stanno, dai. È che devo continuamente controllare il terreno dove si trova. Tornare indietro, capire cosa devo fare e ci metto un po'. Invece quelle... Le carte con disegnati gli omini sono facili, vedo l'omino e sono... Allora, gioco questa, muovo lui, lo metto qui, gli faccio, spendo quest'ultimo di energia, piccola piccola energia. Anzi, sapete cosa? Spendo uno di non energia, lo sappiamo. Uno giallo e prendo questo. Quindi questo si butta, ma e si pesca questo. Solo una cosa per volta al certo, mercato, anche certo. Se hai tutte le risorse dell'universo. Attacchi. Cos'è? Cosmi, ah, l'energia prendi... Una carta foresta. Carina! Carina! Vai Fede. Quando è che concludiamo? Ragazzi, se volete possiamo chiudere anche adesso. Sì! Lo ha detto Luca perché ha completato due robot. Sì, sì, a me non interessa. Dai, anche Salvatore. Adesso continuare. Vogliamo chiuderla? Vogliamo sì. Fare un round sì. Di conteggio dei punti per vedere cosa stiamo ottenendo? Sì. Sì. Ok. Tu ci tenevi tanto, vero? Posso fare giusto l'ora del mio turno? No, ma che cazzo se ne frega. Anche se ero l'ultimo, chi se ne frega. Vabbè, fai il turno. Fai l'ultimo, no. Dai, fai. Fallo. Veloce! Dai, muoviti! Tempo scaduto, basta! Allora, muove il rosso. Brum, brum, brum! Questo va brum, qua, brum. Mi prenderò questo. Allora, aspetta! No. Perché è possibile aspetta. Che io voglio comprare qualcosa. Bernie! No, era il mio abbiamo ultimo. Tutti fatto un numero uguale, dai, almeno. Va bene. Tu vediamo cosa sarebbe primo. Uscito. Vediamo cosa sarebbe uscito. Va, non mi piace. Allora. Io comunque avrei comprato questo tubo a un certo punto. Quale? Beh, questo tutto bianco. Ma non l'hai fatto. Allora, prima di tutto dovete contare se avete dei personaggi completati. Se no. Ce l'avete, no. Sommatoli. Io nel caso ho 14. Io ne ho uno. Le risorse valgono qualcosa? Un cazzo di nulla. Poi... La finezza di Luca. Assolutamente, io sono un essere fine. La finestra di Luca. Poi, avete farfalle e uccellini? Sì. Sì. Io due ho per tre uno. Farfalle, ma neanche un uccellino, mannaggia ladra. Io ho due punti per due farfalle e un uccellino. Due idem. Punti. E due
Io ho due uccellini e una farfalla qua. Due punti. E mi sono fatta un mazzo tanto per ottenerli. Ragazzi, in una partita più lunga, dove non c'è tabletop di mezzo che ci rompe il cazzo. Ma guarda, anche senza tabletop. Poi i punteggi delle. I punteggi delle condutture. 7. Io ho 7. Ah no, io ho fatto 3. 9 più 7. 16. Aspetta, quelli che sono segnati più quelli della lunghezza, giusto? Aspetta, prima segnate quelli i valori segnati, quindi nel tuo caso fatto, sì. Segna 13. Poi hai un percorso, la serie più lunga è da 2, nel tuo caso fai 3 punti. 3 punti? Ok. Bernie ne fa 1. Sì. Sara ne fa 1, io ne faccio 1. Scusa, perché Fede ha fatto più punti di Bernie? Perché sono esponenziale. Perché aspetta. Ah, in sequenza. Esatto. Okay. Lo snodo iniziale non vale. Ok, quindi un punto. Esatto. Dopodiché. Dopodiché. Il valore degli oggetti che abbiamo. Ovviamente io tipo ho due oggetti che valgono un punto l'una perché non ho nessun moltiplicatore dato da oggetti uguali. Io segno anche la mia carta. Io ho fatto 5 più 1. La tua carta quale, Fede? Questa qua foresta. Avevo rimesso a 0, così partivamo. Segni anche l'uno qua. Io c'ho l'ho già segnato, l'ho già segnato. Dei poteri qua, dei poteri forti. Era 24, sono 27 adesso. Potete arrivare a 27. Ok. E poi gli oggetti 1 e 1 fa 2. 13 più 6 19 19 più 3 22 22 25 27 29 6. Perché? Due oggetti, 4 punti. Più 6 10 11 12 13. 13 più altri 13 che hai qui, 26 più 3 punti. 29. E credo che abbiamo finito, non ci sono altri punti da contare. Io ho fatto 17 punti. Ragazzi, tra l'altro, il giocatore con il minor numero di ghiande, questa la scopriamo solo adesso. Le ghiande? Dove sì, sono le ghiande? Ragazzi, perché abbiamo sbagliato, questa roba mi dispiace, abbiamo sbagliato, non avremmo dovuto scartare. Se vedete, le carte hanno delle ghiande. Ah. Ah, e quindi chi non ha pescato queste carte? Chi ha il numero minore di ghiande? Sì. No, questa è mia. Punti bonus. Ma io, per esempio, io sia io che Sara questa l'abbiamo usata, per io sbaglio. Io ho usato questa e ho anch'io. Usato anche questa, 5. Quindi 3 4 ghiande. Beh, tu avresti avuto punti bonus. Chi ha il numero minore fa 5 punti. 1 più 2 ghiande. Fede, tu quante ne hai? Io ne avevo 3. Quindi Bernie fa 5 punti extra. E okay. Si ribalta la partita. In realtà no. O meglio, 28. Di un punto. Di un punto. Luca, io ne ho fatti 17. Come è possibile? Cioè, sembrava che ci stavi dando la Bernie. Davvero? Sara, ma va. Oh, no, aveva 1000 poteri. Ne avevo la quantità più maggiore io, Va bene, questo è un punteggio molto parziale, questo gioco vi sta facendo svarionare di brutto, non so di cosa parli, Mad Max. Allora direi di arrivare alla fase commenti e dare un parere, che posso dire sarà molto viziato il fatto che l'abbiamo giocato su Tabletopia. Io ho solo una cosa da dire, posso iniziare? Vai. Tanto sono l'ultimo io. Io l'ho detestato, perché il fatto di usare gli omini di tutti con queste carte, non puoi mai fare quello che vuoi fare. Non poter fare la strategia significa stare lì ad aspettare, annoiarsi, che gli altri giochino, non è che ci sia qualcosa di così interessante da vedere nel frattempo. E poi guardi cosa succede e boh, farò questo, boh, farò quello. Non sono riuscita a fare una strategia che fosse uno. Fede?
principalmente l'ho trovato noioso. In realtà tutte le varie meccaniche spiegate così mi piacevano, lo trovavo molto compatto, molto intelligente, nel sentirlo spiegare, e avevo buone speranze. Ma poi giocandolo non è divertente. Cioè, principalmente quello, arrivi, boh, fai quello che puoi, però, come diceva Sara, non esiste, io non l'ho percepito, tranne mettere al bordicino o cercare di riempire gli spazi per evitare che gli altri possano fare robe, ed è estremamente situazionale, quasi sempre comunque conviene fare una cosa che aiuta più te stesso, non conviene, cioè non c'è modo di interagire con gli altri giocatori. E quindi a un certo punto io ero lì da seguire, ho detto dai, adesso faccio questo, e non potevo, dai, adesso faccio questo, la mossa saltava, e a quello certo punto ho detto ok, dai, scollego il cervello, mi guardo un paio di cose, sento cosa dite, magari chiacchiero, e tu mio, ah ok, boh, faccio questa mossa, passo, finito. Esatto. Quindi non è divertente, non si poteva fare, non ho fatto la strategia che volevo. Ma anche quando ho detto dai, poi provo a cambiare strategia, non ho potuto fare poi quello che volevo. Vedevo una mossa che mi creava un po' di sì, dai, allora posso fare questa che entra in combo. Non potevo, perché qualcun altro arrivava prima di me. Cioè, Luca, tu mi hai fregato 4 mosse che volevo fare. E non è che hai sbagliato, è così il gioco. Semplicemente non mi sono divertito. Grafica caruccia, meccaniche, non lo so, mi piacciono concettualmente, l'ho trovato noioso. Bernie? Scusate, c'è il cane che sogna e fa. No, adesso si è svegliato. Sono pienamente d'accordo con Fede. E anche con me. E aggiungo: è un. No, con te no. E aggiungo: è un gioco senza anima. Che cosa siamo? Cosa stiamo facendo? Perché lo stiamo facendo? Magari a conoscere il gioco mobile, c'è una storia, c'è qualche cosa che ti fa capire cosa stiamo facendo, ma così com'è basta. Ma l'ambientazione è un pretesto anche del gioco mobile. No, no, proprio è un gioco, se vede che è un gioco brandizzato, proprio no. Allora, no. Vado io allora. Ah sì, poi boh, combo, tutti elementi già visti in altri giochi, cioè non ha neanche quelli in più che magari dici, ah beh, carina questa idea. Io invece andrò contro tutti i pareri vostri, perché a me è piaciuto molto il gioco e l'ho apprezzato tanto. Il più grave difetto in realtà è quello che ha detto Bernie, l'unico difetto che io considero veramente importante, perché appunto l'ambientazione è appiccicata da morire, non c'è nessun legante, non c'è nessuna motivazione. Quello mi dispiace. In realtà a me è piaciuto veramente tanto come gioco, le meccaniche mi sono piaciute, non c'è niente di innovativo, ma mi sono piaciute come sono combinate. Il fatto che non si possa fare strategia, in realtà l'ho trovato, a me è piaciuto, è veramente piaciuto. Ci sta. C'è da dire questo, è una cosa che ovviamente o ti piace o lo odi, quindi lo capisco, è un o ti piace o lo odi profondamente. Per fortuna mi è piaciuto, perché se no l'avrei odiato. Senza sì, senza ma. Non c'è una via di mezzo. La palissia. Gioco. Non c'è una via di mezzo. Personalmente l'ho adorato in realtà, perché mi dovevo basare moltissimo su quello che stava succedendo. Il fatto di pianificare su un gioco del genere mi avrebbe annoiato a morte, per assurdo. Perché non c'era abbastanza roba per pianificare in questo gioco, in questo genere di gioco. Invece questo modo... era sempre lì un po' del adesso cosa faccio? Dai, faccio proprio questo. Tabletop secondo me ha ammazzato molto, perché è un gioco che deve essere molto più rapido. Molto più rapido, perché deve essere proprio veloce, rapido nei vari giri. Grafica bella, veramente bella. La grafica è bellissima. Mi sono piaciuti diverse robettine. Ripeto, per me è un bel gioco. Però è un gioco che Dio santo ha il fatto di essere o bianco o nero per le persone che ci giocano, quindi o ti odiano o ti possono apprezzare, ed è un brutto difetto purtroppo, cioè non puoi avere un grande pubblico che si appassiona, perché questo gioco non lo permette, e l'altro è l'ambientazione, l'unico vero, il primo e unico vero grande difetto di questo gioco, l'ambientazione, che è totalmente a cazzo. Perché stiamo recuperando queste cose? Perché stiamo facendo queste cose? Non c'è nessun legante.
Boh, avrei voluto anche qualche cazzatina piccolina giusto per motivarmelo. È chiaro che hanno pensato a fare un prodotto che comunque girasse, molto carino esteticamente, che avesse diverse meccaniche insieme, che fosse ben vendibile su Kickstarter. Infatti veniva venduto con le miniature e tutto il resto. Però l'ambientazione con il gioco Cioè, non l'unica cosa pervenuta. che posso vedere di ambientazione è che stiamo facendo una specie di girotondo e incontriamo cose sul nostro percorso. Però non ha motivazione di esistere, nel senso non... perché siamo dei robottini? Perché stiamo facendo queste cose? Perché tutto No, ma sembra perché devastato? ognuno di noi può muovere qualunque robot? Sì, non... questa cosa un pochettino... Cioè, a me piaceva l'idea di, ok, io posso... qualsiasi robot può essere mosso e quindi... Ah merda, non posso pianificare nulla, se non quando arriva a me finalmente scoprirò che mosse mi sono rimaste. Che in realtà mi piace. È una cosa che appunto va a gusto, ma a me piace. Però in realtà se gli cioè se io avessi potuto muovere solo il mio robottino, gli altri muovendosi intorno a me mi avrebbero comunque tappato le mosse e non avrei avuto tutto a disposizione. In più, se prima faccio una cosa, poi devo andare a farne un'altra. L'avrei un po' odiato perché sarebbe stato molto lento. Il fatto che ci sono quattro robot movibili permette di fare più, di avere molta più Solo se scelta. hai la giusta combinazione di carte Io ed non ho mai esigenze. avuto un singolo turno. Ah, perché non mi sono incaponito come voi a del no, adesso voglio fare questo. No, ogni singolo turno io mi portavo avanti su una Ma io non mi robettina. sono Sono rimasto incaponita. soddisfatto ogni turno perché riuscivo a ottenere qualcosina e a portarmi avanti. Avessi avuto solo un robot, invece mi sarei incazzato. Perché sarebbe stato terribilmente lento il giro. Scusa, ma tu non hai preso le risorse perché volevi comprare qualcosa? Sì, ma ero contento. Ma Esatto. tu sei riuscito a comprare Sei riuscito a qualcosa? comprare la cosa per cui hai preso le risorse. Quindi hai fatto un minimo di pianificazione. Quando arrivava il mio turno? Nel turno in cui hai preso le risorse, non hai anche comprato. Prima prendi le risorse e poi vuoi comprare. Ho detto, mi prendo quelle risorse così o capito sui tubi, o capito nelle idee, o capito negli oggetti, qualcosa avrò per tutto. Questa è stata la mia idea, eh. Cosa, mi sembra giocare a caso. No, io in realtà ho pianificato solo il mio turno. Non ho pianificato con un turno di anticipo perché è inutile, impossibile. E non mi sono trovato male. Però capisco il problema. Rimane il fatto del perché muoviamo tutti e quattro i robot. Serviva un'idea, serviva qualcosa che motivasse, che spiegasse perché questa fase. Perché altrimenti, appunto, è fatto così per farlo. Ed è un problema. Già. Ed è secondo me questo il più grande problema. Perché lo giochi, questo gioco è scollato. Il gioco e l'ambientazione sono completamente scollati, che è un peccato perché vedi delle immagini molto fighe e ti danno l'idea che sia approfondito l'ambientazione, che Esatto. sia stato fatto con un'idea di fondo ed è stata fatta perché l'artista che l'ha fatto aveva una chiara idea di Ma guarda ambientazione, quanto ma sono questo gioco non malinconici i l'aveva. robottini, sono bellissimi, però tutto quello che si è visto non si è poi sentito. La cosa che mi inquieta è che questi robotini mi ricordano quelli di Nier Automata che è diversissimo come ambientazione. Però meni un sacco e vedi chiappe. Ora, Lo sì. direi di dare la votazione così da chiudere un pochettino questa live. Quindi per Transmissions, il nostro giudizio è 1. 2, 3, go! Lo sospettavo, non è un problema. E quindi, bocciato dalla maggioranza del gruppo, comprensibile, lo ammetto. E ragazzi, gioco. C'era quasi. C'era quasi, ma. M'hanno fatto il compitino. Si dice c'è, ma non si impegna. Non si applica. Controlliamo. No, probabilmente, tra l'altro, quanto avrà fatto di soldi? Controlliamo. Starter. Console board. Transmission. Ah, un second printing, signori, eh? Ah, ok, 82.000 dollari per 1.804 sostenitori.
buono, ma non troppo. Ah, no, ok, perché c'è l'upgrade kit per chi aveva già bacherato, che costava molto meno. Oh, second printing, infatti. Mm. Ok, ok. E... E il primo, quindi? Transmission. Vediamo. Eccolo qui, $200,000. Quanti sostenitori? 4.250. Vabbè, ma dalla scatola l'avrei comprato anch'io. Guarda, io anch'io nel senso che io ogni tanto incappo nel come si dice, nel gioco su mobile, lo guardo e penso è molto bello, mi attira molto, ma poi penso secondo me è un gioco pacco e quindi non lo compro mai. È un gioco pacco. Ecco, il prezzo del gioco è giusto per la quantità di materiali, però forse non so se li spenderai. €40. Quanto? 40? $40, ma di solito col poco che puoi fare no. Sono tanti materiali, sì, però... probabilmente sui 30-35 massi, 35 proprio già tirato è il prezzo che spenderei. Poi per il resto va bene. Direi quindi che possiamo chiudere qui la scenata, perché il gioco l'abbiamo provato. Mi raccomando, giocate responsabilmente. Non cosa? È una cosa che volevo dire. Allora, iscrivetevi, lasciate, sì, quelle cose, iscrivetevi, lasciate un like, un commento, anche solo dove dite siete bellissimi, è sempre apprezzato. Fatelo, per favore, è molto apprezzato, Subito. ne abbiamo bisogno. E ovviamente, se proprio vi va e volete provare, scoprire insieme a noi, c'è il codice sconto Dice Games 5, che teoricamente vi dà il 5% di sconto nello store di Fantasia Edizioni. Fantasia Funziona? Store, Fantasia magari. Store. Funziona? Non funziona? Scopriamolo assieme. Scopritelo voi, fateci sapere in caso. Scusa. No, non togliere la magia, non lo voglio Aia! sapere! Non lo voglio sapere! Noi ci vediamo nella prossima live e speriamo che... Boh, vorrei tornare a fare... Speriamo che sia dal vivo, perché abbiamo un sacco di giochi dal vivo che dobbiamo ancora portarvi sul canale. Molta roba che anche Bernie stesso ha recuperato da Potremmo fare un vecchio. sondaggio. Tu vuoi fare un sondaggio? Ma il problema non è il sondaggio, il problema è il nostro tempo libero. Bernie, lo sai anche Ma te. no, ma come? Basta fare un sondaggio con quattro giochi, quello che è più votato viene giocato. Ma non è il problema quello, il problema è il tempo libero. Ma sono tutti scontati i giochi, come faccio ad applicare lo Non puoi sconto? applicare se è già Ma scontato. sono tutti scontati. E forse perché è Natale, è sotto Natale. Bianco Natal! Allora mi Porca dispiace, miseria, dobbiamo trovare il l'esperimento. gioco di Natale! Bernie, spulciamo Tabletop per trovare una monnezza di gioco natalizio. Mi Non ci penso raccomando. neanche. Dai! L'anno scorso abbiamo giocato a Christmas Che Carol di scuola. schifo! Ne ho qualcuno simil natalizio tra i Ma miei. non credo, No. chi cazzo farebbe brandizzato Natale? Cioè, chi lo farebbe su target Natale? Ti stai inculando da solo. Io lo farei. Perché tu dici renne che cagano, giustamente, se non Certo, renne che fanno Natale. vedo Bernie, che hai stiamo capito chiudendo. perfettamente. Stiamo chiudendo. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille per averci seguito. Tante care cose, pace, amore e prosperità. E Fratellanza. fratellanza di tutti i popoli, e noi ci vediamo nella prossima live. Non denunciateci, vi prego. Ciao! Ciao.